negativissimo il glutine, e quindi questo è quello che succede, no? Quindi noi non dobbiamo credere, ecco, un errore, uno degli errori che facciamo è tipo, non mi scrive più, il mio nuovo amante è geloso e anche cattivo. Beh, sì, geloso in che modo? Cattivo in che modo? Esatto, puoi scrivere così, non mi scrivere più perché ho un nuovo amante. Ho un nuovo amante, cosa vuol dire? Lui proietterà qualunque cosa lì sopra, no? Proietterà qualunque cosa. Ecco qua, benvenuta anche a Lady Elvira, benvenuta anche a Lady Elvira. Quindi, questi sono due punti fondamentali. Quindi, quando noi interagiamo con una persona e vogliamo veramente comprendere, anche perché utilizzare il metamodello ci permette di far cadere eventualmente l'altra persona in fallo quando ci sta mentendo, perché se io vado a chiedere sempre di più un'esplicitazione dei significati, beh, ottengo che in qualche modo l'altra persona potrebbe cadere in contraddizione, e ovviamente se una persona cade in contraddizione vuol dire che probabilmente non ci stava dicendo la verità. Il modello, diciamo così, il metamodello, che è il modello di precisione, è un modello che viene anche utilizzato, diciamo così, negli interrogatori, quando interrogano qualcuno, chiedono sempre più in dettaglio. Chiedono sempre più in dettaglio perché chiedere in dettaglio può portare a evitare di proiettare, perché uno degli errori più grossolani che facciamo è quello di proiettare. Se una persona è bisognosa d'amore e un altro gli dice mi sono innamorato di te, lei proietta il suo bisogno, dice ah, questo finalmente mi farà felice, farà questo, farà quell'altro. Invece non è così, ma non perché l'altra persona ti sta dicendo una cosa diversa, ma perché noi proiettiamo. E invece dobbiamo, quando vogliamo interagire con qualcuno e vogliamo creare subito un rapporto empatico positivo, dobbiamo far sì che l'altra persona proietti su di noi. Quindi non dirò ho fatto la torta al cioccolato con la ricotta e qualcos'altro, ma dirò ho fatto il cibo migliore, ho fatto un bellissimo piatto, in modo tale che poi l'altra persona possa proiettare. Non pensavo ci sia la live. Beh, io l'ho mandato però, Stella Marina, l'ho mandato, dove se tu segui, vabbè, comunque puoi rivedertela, Stella Marina. Ecco, quindi questo è fondamentale. Questi due modelli della PNL fanno parte della linguistica. Abbiamo visto prima che programmazione neurolinguistica è l'abbinamento tra la neurofisiologia, che ricordo sono le posture, la respirazione, il battito cardiaco, i microsegnali di comunicazione non verbale, tutto quello che riguarda il comportamento, e la parola riguarda la linguistica. La linguistica è formata da un significato superficiale che si chiama struttura superficiale e da un significato profondo che si chiama struttura profonda. Mentre, e perché noi cadiamo in fallo, diciamo così? Cadiamo in fallo perché mentre la struttura superficiale è uguale per tutte le persone che hanno quella lingua madre, la struttura profonda è soggettiva. Se siamo in Italia con 60 milioni di abitanti, ad esempio, la stessa struttura superficiale, amore, avrà 60 milioni di strutture profonde, cioè 60 milioni di significati diversi, perché io non sono certo che su 60 milioni di persone nessuno ha esattamente dà esattamente lo stesso significato alla parola amore che dall'altro. Sarà significato simile, ma proprio perché simile, diverso. Ma non sarà mai e poi mai uguale, perché per avere lo stesso significato, due persone dovrebbero aver avuto le stesse esperienze, dovrebbero essere le stesse persone, fondamentalmente con le stesse esperienze, mentre invece hanno un potere sensoriale diverso, sono persone diverse, hanno avuto esperienze diverse, quindi noi tutto quello che noi diciamo è un prodotto di ciò che abbiamo dentro, no? Quindi, se noi vogliamo capire esattamente e non capire alla perfezione, ma avere una parvenza, diciamo così, di comprensione del significato che una persona dà al significante, dobbiamo, diciamo così, utilizzare il metamodello, cioè il modello di precisione. Quindi, quando voi interagite con una persona, per voi stessi,